serie bwin, tutti i colori della passione. L'ultimo turno del girone d'andata del campionato di Serie bwin si conclude con il posticipo toscano tra Grosseto e Livorno. L'arbitro Dino Tommasi conduce in campo due squadre alla ricerca di una vittoria importante per il Grosseto, due pareggi soltanto da quando Fabio Viviani si è insediato sulla panchina maremmana, mentre si tratta del debutto ufficiale con la squadra labronica per Armando Madonna, che ha preso il posto dopo la sconfitta contro il Brescia di Walter Alfredo Novellino. Partita molto spenta nei primi 20 minuti, poi prova Dionisi ad accenderla con questo destro che però non dà particolari problemi a Narciso. Gara equilibrata quella dello Zecchini, ma è sempre la formazione ospite a far vedere le cose migliori. Qui Salviato riesce a sganciarsi sulla destra, il traversone ancora una volta per il colpo di testa da parte di Dionisi, para facilmente a terra Narciso. È però un Livorno intraprendente, mentre il Grosseto fatica a mostrare il suo gioco migliore. Qui, tanto per darvi un'idea delle difficoltà offensive della squadra di casa, il sinistro davvero da dimenticare di Lupoli, oggi schierato al fianco di Sforzini. Va in archivio un primo tempo tutt'altro che divertente, non cambiano nulla i due allenatori durante l'intervallo, ma è il Grosseto a offrire la prima grande emozione della partita quando Caridi va a concludere così dalla distanza, a mettere il pallone sotto il 7. Rete straordinaria quella del fantasista del Grosseto, alla sesta rete stagionale. Tutta la gioia di Gaetano Caridi, dei tifosi dello Zecchini, davvero una perla con il pallone che va a infilarsi lì dove Bardi non può arrivare, e dunque Grosseto che sblocca il risultato. Vi apprezziamo ancora una volta in altra inquadratura la prodezza balistica del numero 22 biancorosso. La gioia naturalmente del pubblico di casa e poi l'omaggio anche di Tano Caridi a Federico Moretti, compagno che si è infortunato gravemente nell'ultimo turno di campionato del 2011. Per lui stagione finita, e Caridi avrebbe pochi minuti più tardi anche la palla del 2-0. Qui se ne va via dopo la sponda di Sforzini di testa. Il suo sinistro trova però un riflesso importante da parte di Bardi. Si scuote il Livorno, fin lì assolutamente assente, e la prima opportunità del secondo tempo arriva direttamente con il sinistro di Siligardi. È bravissimo però ad allungarsi Narciso, pallone messo in calcio d'angolo, ma sull'azione susseguente è il 71esimo, ancora Siligardi col mancino, respinge in qualche modo Narciso e il tap-in sotto misura da parte di Belingheri per l'1-1, la terza rete stagionale del centrocampista del Livorno. Tutta la sua gioia, queste le indicazioni di Madonna, che ora crede anche all'opportunità del colpaccio. Ricordiamo, Livorno reduce da 5 KO consecutivi. Qui rivediamo la respinta difettosa di Narciso con la mano di richiamo e il facile colpo di testa sotto misura di Belingheri. Dicevamo, ci crede il Livorno perché il Grosseto si spegne. Qui Paulinho, subentrato in corso d'opera a Remedi, viene anticipato in maniera provvidenziale da Padella. Gerardi, anche lui, qualche minuto nel finale, destro a incrociare che impegna a terra Bardi, l'ex portogruaro prova a regalare i tre punti ai suoi, poi Sforzini, oggi in ombra, sale in alto di testa, ma non trova lo specchio della porta. Prima del fischio finale, un'ultima opportunità per Gerardi, si salva Bardi, termina 1-1 tra Grosseto e Livorno, e per i maremmani fallita l'opportunità di raggiungere il sesto posto.